Siamo gli unici al mondo che hanno queste due varietà, che sono la cellina di Nardò e l'Ogliarola Salentina. Per i tecnici questo albero è la stessa d'Axirella. In base ad un impatto visivo, senza avere una certificazione, senza avere un documento. Se vedono Un'analisi. secco, per loro è Xylella. Quindi bisogna distruggere tutto. Non funziona così. Questa non è Xylella, è incuria. Stato di abbandono. Da quanti anni? Ti dedichi agli ulivi. Sono già una decina d'anni. Una piccola azienda, sono un olivicoltore, produco olio, imbottiglio e cerco di esportarlo e farlo conoscere in Europa e in tutta Italia. Questo è un campo che si trova in netto stato di abbandono, dove ormai gli alberi non vengono podati da molti anni e questi sono i risultati. Si notano gli disseccamenti ovunque perché la pianta non viene rigenerata e quindi naturalmente è stressata e tende a seccare. Come possiamo notare lì c'è un disseccamento. Mentre sulla destra è un campo curato dove vengono effettuate le buone pratiche agricole, dove vengono effettuate potature periodiche. Se fosse un batterio, con una distanza così breve, avrebbe già colpito anche questo. 5-6 metri. Aspetta, 1, 2, 3 e 4 metri. Questa è una varietà tipica del centro Italia ed è stata definita resistente alla Xylella. È varietà toscana che si adegua anche benissimamente nel sud, nel Salento. Però qua ci troviamo sempre in un campo in stato di abbandono. Come possiamo vedere, dal terreno non nasce più niente, forse perché usano i diserbanti e quindi si è creata un'asfissia dell'apparato radicale e i risultati sono questi: disseccamenti anche sul leccino. Qui cosa è successo? È successo che c'era l'erba alta, perché è un uliveto sempre in stato di abbandono. Hanno incendiato l'erba e si sono incendiati pure gli ulivi. Dopo che si sono incendiati gli ulivi, hanno pulito il terreno. Però, se passa sempre qualche controllo, per i tecnici questi alberi sono affetti da xylella, quando in realtà questo è un incendio doloso. Il problema del disseccamento nasce sempre dallo stato di abbandono degli ulivi, perché negli ultimi anni si è utilizzata, qui viene chiamata la non cultura, praticamente gli ulivi non sono stati più coltivati, si è effettuato soltanto il disserbo chimico. Gli ulivi per me sono amore, passione, rappresentano una cultura, rappresentano un territorio. E soprattutto soprattutto nel Salento, siamo l'unica parte del mondo dove esistono questi ulivi secolari e quindi vanno difesi a tutti i costi.